L'ultima richiesta di aiuto dal canale di Sicilia è arrivata poco fa da un gommone con 89 persone a bordo. Sul posto è già arrivata la nave Borsini della Marina Italiana e mentre proseguono gli interventi di soccorso in mare, oggi tra la Sicilia, la Calabria e la Campania sono sbarcati quasi 4.000 migranti salvati nelle ultime 24 ore. Una donna ha partorito questa bambina sul pattugliatore Bettica della Marina. L'hanno chiamata Francesca Maria. Madre e figlia stanno bene, sono sbarcate nel pomeriggio a Pozzallo. A Lampedusa invece, dopo una notte ininterrotta di sbarchi, il centro di accoglienza è ancora una volta sovraffollato. Ci sono circa 1.100 persone, troppe, bisogna trasferirle in fretta. Il punto è dove, perché nel resto d'Italia non ci sono più posti disponibili. Il ministro dell'Interno Alfano giovedì incontrerà i rappresentanti di comuni e regioni. Se non si troverà una soluzione, il ministero potrebbe intervenire direttamente attraverso i prefetti. In questo momento i comuni sono asfissiati dai tagli, da tutta una serie di problemi. Quindi mi rendo conto che non è con un ordinario o con una circolare che si risolve il problema degli enti locali, ma con politiche intelligenti, lungimiranti, che aiutino i comuni ad accogliere. Franco Spada è il sindaco di Tirano, comune di 10.000 abitanti in provincia di Sondrio, al confine con la Svizzera. È il comune geograficamente più lontano da Lampedusa, ma in quanto terra di confine anche il più vicino. È venuto qui per portare la solidarietà della sua gente e per dire che anche la Valtellina nell'accoglienza potrebbe fare la sua parte. Quanti migranti avete voi sul vostro territorio? Attualmente in provincia di Sondrio sono circa 300 e sono distribuiti in 78 comuni. E sono un problema? Sono un problema se si vuol far sì che ci sia questo problema, perché il problema dell'immigrazione più che altro è il problema dell'integrazione. Io ho nelle scuole il 10% dei bambini che sono figli di gente immigrata. È chiaro che è un lavoro lungo, è una società che si trasforma e bisogna lavorare su questo. Però si può fare? Secondo me si può fare e deve essere fatto.